Allora, questo cos'è? Questa roba è un simulatore di compagnia di videogiochi. Quindi qua noi andiamo a creare dei videogiochi. Pog, esatto, Pog. Cosa potrà mai andare male? Cosa potrà mai andare male? Quindi siamo la Zulul Corp, bel nome effettivamente. Saremo noi Riccardo. C'è qualcosa che assomiglia a Riccardo? Non c'è il pelato, non c'è. Vabbè, ci metto questo. Aerea, l'ho riconosciuto subito solo dalla musica da Piper, comunque ho Ok, i categorizzato vestiti non Face sono quelli Scan. di Riccardo. You're right, my brota, Sulul. Dato che hai già giocato, lo so, l'ho fatto oggi. Puoi scegliere di usare tutti i suggerimenti acquisiti. Va bene, sì, anche perché non avrebbe senso per privarmi di cose che già so. Sviluppa nuovo gioco. Allora. Ah, ma cambiano queste cose. Faremo un legale di azione. Avvocati assassini. Su PC. Su Commodore 60, su Nintendo 64. Mi sembra incredibilmente adatto. E credo che il nostro budget andrà bene. Abbiamo 70k e in testuale lo voglio. Un gioco di azione con gli avvocati di testuale. Voglio tanto gameplay, motore di gioco, storia, missioni, niente. Schifo. Eh no, Phoenix Wright, non credo conti come gioco di azione quello lì. I dialoghi sì, li voglio. Come meno? Perché meno? Vabbè, li lascio. Niente allora. Design livelli. Perché ci sono i meno? Cosa dice? Ci sono gli avvocati, è legale. Come schifo. Worst game ever, poi. La grafica ne voglio tanta. Design mono gioco. Ecco, dai. Importante puntare sulla grafica, ragazzi. Se un gioco ha una bella grafica, è per forza un bellissimo gioco. Gioco di avvocati senza dialoghi. Togliamo i bug, che sennò il gioco è brutto. Olè. Pronto. Mi sembra corretto. Vai. Il nostro primo gioco. Le prime recensioni sono arrivate. Ah. Si sono sbagliati sicuramente. Si sono sbagliati. Si sono sbagliati. Praticamente volevano 4. Ragazzi, non è così male in verità. Aspettate che abbasso il menu a tendina, così vedete. Zulul Corporation. Una moderata risposta. Ma non è. Secondo me non va così male come cosa. Secondo me non va. Ecco, guardate. Ho venduto la prima settimana 1400 copie. Non sono un genio, scusate. Facciamo un po' di ricerca per sbloccare nuovi tipi di giochi. Medievale, vai. Sti cazzi. Cioè, ho venduto 3.000 copie finora. 3.000 copie grazie ad avvocati assassini. Che fa ridere a dirsi, ma è vero. Ricerca come. Ok, possiamo fare un gioco sul medioevo. Allora. Medievale, genere. Oddio, con strategie medievali uscirebbe anche bene, effettivamente. The Elder Scrolls 6 Uganda. GDR. Oddio, ma è tutto bellissimo. Qualunque scelgo è stupendo. Gioco di ruolo. Dark Souls, ok. Dark Souls 4. 3 più 1. Ok. In 2D. Bella merda! Complimenti! Storia ci vuole. Voglio, tutto ci vuole qua. Tutto, tutto. Bella merda, provato in 2D. Il Dark Souls dialoghi non serve. Va benissimo. Intelligenza artificiale la voglio come nel vero Dark Souls. Ok. Dissing! Beh ragazzi, design del monogioco questo serve, il sonoro non serve a niente, via i suoni. Suoni elementari neanche, grafica e design e basta. Is the new idea che hanno? Io sono il nuovo 5600.
Sono il nuovo, come cazzo si chiama? Miyazaki. Dai, togli sti bug. Ok. Abbiamo tanto superato avvocati assassini. Niente suoni per le spade. Vai. Intanto fai un'altra ricerca su Lacking, vai. Perché mi servono gli altri stili che sblocco dopo. Le recensioni di Dark Souls 3 più 1 sono arrivate. Attenzione! Un capolavoro! Un capolavoro! Un capolavoro! La media è 6! Un capolavoro! 7! Quest'uomo si è drogato! Quanto venderà? Parti con le vendite. 3.000 copie la prima settimana! 4.000 la prima settimana! Abbiamo 13 fan addirittura. 4.000 copie la prima settimana. Pog come tutto. Pog. Ok, allora dobbiamo farlo bene il prossimo. Storia alternativa. Nel senso che il covodo sta dimenticando. Che se ne frega. Lascia fare. Il migliore Pog. Ha raggiunto un record di vendite per la società con oltre 10.000 copie vendute. Ragazzi, che cosa si fa quando un gioco vende tanto? Che cosa si fa? Bravi ragazzi, si fa un sequel. Esatto. Dark Souls 3 più 1, 2. Ovviamente il sequel però, allora è importante dare una spinta, quindi medievale non più GDR, ma attenzione, avventura. È importante dare una spinta, ok? Perché altrimenti il pubblico rimane insoddisfatto. È importante. Il gameplay viene peggiorato nel sequel per favorire il motore di gioco. È importante. Devi cambiare la piattaforma, mettilo su Epic. Il sequel del remake di The Remastered. Puntiamo tutto sui dialoghi stavolta. Che schifo. Secondo me verrà fuori bene stavolta. Viene fuori bene, tranquilli. Mettiamo un po' di suoni stavolta. Stavolta mettiamo anche i suoni, dai. È stato ritirato dal mercato con 14.000 copie, eh. Visual novel. Sì, non mi interessa. Ok, ci manca un po' di tecnologia per superare il record di prima. Intanto togli il cazzo di bug. Ma non mettere il design, metti la tecnologia. Togli i bug! Togli quel bug, grazie. Ok. Dark Souls 3 più 1, 2 è pronto. N'invento. Abbiamo anche messo i suoni stavolta. Cerchiamo anche un nuovo gioco. Post-apocalittico, che figo. Ok. Sequel fanno schifo, lascia fare. Guarda che spettacolo. Un genio, un precursore, un profeta, un genio in tempi moderni. Cioè, un genio. Io incredibile, ragazzi, incredibile. Fallout 69! E quante e 5.000 copie nella prima settimana, scusate. Ho appena terminato Dark Souls 3 più 1, 2 e sono impressionato dal tuo... Guardate, è così che dovreste parlarmi voi, non farmi pepe laugh e ridere. Lavoro nel settore dei contratti, le tue abilità potrebbero tornarci utili. Ecco, visto? Ok, abbiamo anche il post apocalittico. No, pepe laugh. Ok, non posso fare una sega, posso solo fare un nuovo gioco. Ok. Cambiamo stile. Nintendo Cats Fake. Tema animaletti vivere virtuali di simulazione per PC. Testuale. Un genio, ragazzi, oh mio Dio, voi non avete idea, grazie a quello che state vedendo qui, cioè, voi farete strada, farete davvero strada,
Storia tantissima, motore di gioco un po' e gameplay scialbo. È fatta ragazzi, è fatta. È con questo gioco che diventiamo miliardari. È con questo gioco. Intanto Dark Souls sta arrivando a 20.000 copie. Come andare in bancarotta, si vede che non capite niente di sviluppo di videogames. Ci vuole tutto qua, tranne i dialoghi perché sono animali. Vai. Quante ne so, ma è incredibile. Migliora la tecnologia e il design e via. Buttiamolo fuori coi bug. Fortnite. Design del monogioco non è importante. La grafica e il sonoro, via. No, togli i suoni elementari. Dobbiamo risparmiare per poter poi fare il mio capolavoro massimo. Togli i bug però, testa di minchia. Quante copie ha venduto? 21.000, ma è tantissimo. Fortnite 2, eh? Si fa, tranquilli, si fa. Ho fatto, ragazzi, Nintendo Cats Fake è il record di tecnologia, eh? Fate voi. Tanto fai un po' di ricerca, sbloccami il game dev. Ma com'è il game dev? Eccole, 10 al volo. Sono leggermente severi, comunque non mi piace questo atteggiamento. Non mi piace affatto. Non mi sembra corretto nei miei confronti, soprattutto. Non ha senso farmi questo. Costruzione. Ma che è sta schifezza? Devo farli però per sbloccare i cosi dopo. Non è colpa mia. È uscito il test. Ok. Compriamo la licenza per quella console e facciamo uscire lì la nostra opera massima, il nostro capolavoro vero. Tranquilli, lo facciamo così. Ok, ce l'ho, facciamo così. Ce l'ho. Ok. Facciamo un nuovo gioco per il test, pagando 80.000, però un po' tanto. Sempre su Nintendo 64. Dark Souls. Dobbiamo un minimo però dare un po' di brio. Animals. Ok. Avventura di animaletti virtuali nell'universo di Dark Souls. In 2D. È importante dare un po' di brio. Non potete fare dei sequel. Tutto ci vuole. Non potete fare dei sequel senza dare un motivo al giocatore di tornare sul vostro trionfo. Glielo abbiamo dato e come? Guarda, tutto. Punta su tutto, figliolo. Punta su tutto. Five Head. La Zulul Corporation diventerà miliardaria. Vai. Suoni elementari? Vabbè, quelli no. Vai, cazzo. Tutte le lezioni di economia sono servite a qualcosa. Dovete offrire qualcosa di più rispetto ai nemici, che sono gli avversari, i concorrenti. In questo caso cosa offro di più? Il mio è un gioco di animali nell'universo della città infame. E intanto fai un'altra ricerca e sbloccami il detective, vai. Un gioco su Raggio 2. Vai, dammi i miei 10, vai. Chiaramente, qua c'è... Cosa sta avvenendo? Ve lo dico io che sono esperto. Chiaramente, i concorrenti stanno pagando fior di quattrini le testate giornalistiche per parlare male della nostra opera. Rendetevi conto che questa cosa è inaccettabile. Ora sono costretto a fare un bel gioco per forza. Quindi scegliamo tema crimine. No, simulazione... detective e lo chiamiamo Genova Noir. Ok. Sul G60. Quanta cazzo di... No, però avventura qua va male. Quindi... no, però... Simulazione qui però va bene. Ok. Era tutto nella media. In che senso? Settimane fa... Genova. The Top of YouTube. Dovresti che mi dovete... Dido, proveresti Game Dev Tycoon? Davvero? No, non mi piace. Davvero l'aveva detto?
Are you kidding me? Non l'ho fatto apposta, non l'ho fatto apposta. Una frase che mi è uscita così dal buco del culo. Non l'ho fatto apposta. Dark Souls Animals ha venduto 9.000 copie comunque, eh. Voi mi prendete per il culo, ma intanto quello che sta facendo i big money qua sono io. Devi diminuire qualcosa per migliorare qualcosa. Fatto. È masterpiece. Il mio capolavoro supremo. Il mio capolavoro supremo. Togli i bug, bro. Togli i bug e poi me lo devastano. Che palle. Quella lì sta vendendo come tutto. Ti prego, basta, veloce. Ok. Ok, il gioco fa veramente schifo rispetto al solito. Il gioco fa davvero schifo rispetto al solito. Però le recensioni saranno colpite. Almeno la media sarà almeno 6. Trova intanto un contratto, ma... ecco. Fai un po' sta roba. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Ma è possibile? Ma Detective Simulazione! Che vuoi qui? Ho appena ricevuto una notizia del tanto che adesso c'è. Ma cosa vuoi? Fai un altro contratto? Ma non vuol dire niente! Perché metti tutto al massimo? Ma è per quello, perché metto tutto al massimo? Ok, va bene, va bene. No, no, ok, ok. Dopo la fama c'è la fame. Dopo la fama c'è la fame, hai per lui. Dammi i dolci. No, no, ok, vedrete ora. Ok, a posto. Tranquilli, a posto. A posto. Facciamo un rapporto sul gioco e lo facciamo su Dark Souls 3 più 1, 2. E voglio vedere cosa posso migliorare ancora. E facciamo un sequel. E vedrete che cazzo vi tiro fuori adesso. Perché mi servono i soldi. Grazie, forse. Mi servono i soldi. Voglio più soldi. Troia, tu non mi conosci. Medievale avventura, grafica semestre abbastanza importante. A posto, è tutto ciò che mi serve sapere. Dark Souls direttamente 3 più 2. No, era 3 più 1, 2. Vabbè, 3 più 2. Il primo. Ok. Avventura. Medievale al 39% di... però avventura qua fa schifo, quindi non posso. Ok, ci siamo. Siamo pronti. Just Add Anime Titties. Allora, ok, così. Magari farlo in 3D. Non ho ancora la tecnologia per farlo in 3D. In 3D poi farò una cosa molto più bella. L'aumento di varietà crea un mercato dei giochi più specializzati. Tranquillo, fregando la sega. Lascia fare. Pubblico, ma sì, lascia. Ok. Questo deve salvarmi in culo perché sto perdendo soldi. Dialoghi no. Ok, così dovrebbe andare bene. Tecnicamente, tu adesso facendo sempre giochi a parte, i sequel si sbloccano più avanti. Sì, ma vabbè, fii tranquillo. Mettiamo i suoni elementari, perché devo puntare in alto per forza. Qua devo puntare in alto, sennò mi fottono. Qua mi fottono. Avvertenze di Windows. La Vena, altra società giapponese, sta pianificando di lasciare la propria console. Ok. Genova Noir intanto ha venduto 5.000 copie. Sono fiero di noi, ragazzi. Davvero fiero. Actually trying. Vabbè. Ok. Forse ho fatto il record in design. No. Vabbè, ma i recensori saranno strafieri, vedrete. Troppo. No, questo è troppo, non ce la farà mai. Ricerca. Mitologia. Che schifo è mitologia, cosa ci faccio? Ho giocato a Genova Noir, fa schifo.
Va bene. Stiamo salendo. Stiamo risalendo dal fondo. 7. Fanculo. Dovrebbe vendere un minimo però. God of War Pog. Ma... Ok. Sì, però scusami. Ricerca completata. Sì, se io faccio un nuovo gioco, quindi io faccio mitologia e azione. Pog of War. Ok. Due. Non posso farlo sul su quella console lì, non ho soldi. Le caratteristiche identiche a Dark Souls, tranquillo. Pog of War, Pog. Ci mancherebbe altro. Ho sempre meno soldi, è incredibile. Ho sempre meno soldi, com'è possibile? Perfetto. Perfetto. Vedete, è già perfetto. Questo è il segno del destino che sto facendo il gioco della vita. A posto. Fai una cosa equilibrata. Più equilibrata di così. Credo di... Guarda, Dark Souls 3 più 2 il primo. Ho venduto 14.000 copie, quasi. Identico, ma cambia il genere e il tipo. Guarda, nuovo record. Vedrete che il pubblico ne va pazzo. Vedrete, intanto dammi un nuovo genere. Alieni. Aielemau. Vai. Voti. Sì, Pepelof. Oh, Pog of War. Oh, il mio capolavoro. Il capolavoro della mia vita. Il capolavoro che non potremo mai superare. La tripletta di 8. Il capolavoro che non potremo mai superare. Mai. La nuova piattaforma Master V. Lascia fare. Quanto ho venduto nella prima settimana? 9.000 copie la prima settimana. Allora, quando si arriva a un milione di soldi, siamo a 251.000. Quando si arriva a un milione, si va in un nuovo ufficio e si possono avere dei dipendenti. Se volete, cerchiamo di arrivare fino a un milione. Ok, adesso dobbiamo giocare bene. Allora, la Master V al 27%, questo al 29%. Il G64 è solo il 20% ormai. Io direi di stare sulla testa. Però, porca troia, non ho soldi. Sì, ma non ha più market il G64. Non ha più share. Vabbè, ancora uno. Vai di Tess. Ma non ho soldi. Avventura qui non posso farle. Minchia. 80.000. Ok, cosa potremmo fare? Costruzione, simulazione. Ci sta. Sì, lo so che i soldi li ho, ma voglio arrivare a un milione. Se li spendo non c'è... Cioè, sto cercando di avere più soldi senza spenderne. Alieni più azione. Vabbè, anche costruzione e simulazione. Grande combo, qua mi dice. Si vede che l'avevo già fatto in un altro... E faremo area 69. Ok. Genovese come tutto. A subilla. No, la console con i suoni che subillano i timpani. Vabbè, ormai ho comprato il test. Fregansica. Crity. Va benissimo. Il mio capolavoro con le statistiche sempre uguali. Perfetto. È già perfetto così. Non devo toccare niente. Squadra che vince non si cambia. Cavallo che corre non si azzoppa. Ecco. Cambiato. Visto? Perfetto. Tre giochi uguali. Ma non è affatto vero perché cambia il genere. Pog of War ha venduto 28.000 copie intanto. Siamo a $200.000. Togli i bug che stavo per metterlo in vendita.
Nei giochi di azione ti consiglio di alzare un po' i dialoghi. Lascia fare, i miei giochi di azione sono per persone che non sanno leggere. Oh, sorde. Supereroi, sì, supereroi. Quanto ha cambiato Pog? Dammi gli 8, dammi gli 8. Guardali, non frega niente, 7. 8. Concentrati sul design, ha fatto molto bene. 7, 8, 6, 7. Easy. Easy capolavoro. Ora, come facciamo a fare un gioco con i supereroi che sia bello però? Anche qua, 9000 unità vendute nella prima settimana. E abbiamo anche più share qui. Il gioco di Thanos. Vabbè, fatemi fare quello che stavo pensando di fare io prima. Costruzione e simulazione. Build. Si chiama Build Vedic. E sul test. In 2D. Giochi casual abbiamo sbloccato. Gachi Hyper, nice game. Allora, qui dobbiamo cambiare qualcosa, mi sa. Ok. Abbiamo capito bene il Godor che c'è tecnicamente quote di mercato. Lascia fare che io non lo sto più usando. Ok. I cambiamenti. Ma quei cambiamenti erano inutili, non serviva a farli. Non serve farli questi cambiamenti. Si farà questo per il resto della live? Non ho idea. Fai Spitman, cos'è? Design del monogioco pochissimo. Aumentiamo un cuscino sonoro, togliamo questo che c'è un meno. Easy. Visto che le ho cambiate le cose. Togli un po' ste merda di bug, via, dai, che non siamo la Bethesda qui. Quanto ha venduto Aria 69? Quasi 30.000. Quasi record. Oh, il Game Boy! Sì, il mese prossimo, ok. Prossimo gioco lo facciamo sul Game Boy. Dobbiamo essere i primi. Nuovo Build Vedic, ragazzi, mi farà sbancare. Nuovo tema. Come scuola. Va bene, scuola facciamo. Le prime recensioni Build Vedic. Uff, ne vogliamo ancora. Uff. Scusate, cos'è che devo cambiare? Non devo cambiare niente. Da solo faccio i miliardi. Non devo cambiare niente. 10 per Build Vedic Gachi Hyper. 64.000 la prima settimana. Cosa? Ma cosa vuol dire? Trasferiti. Da orgasmo per un gioco del cazzo. Ma è letteralmente. Mila copie vendute, oddio. Cosa sta succedendo? Fai un'altra ricerca che qua ci servono giochi nuovi. Chirurgia. Vai. Il mercato gioco Bill Vedic è solamente di successo. Lo sviluppatore Zulul Corporation è alquanto nuovo, ma trepidiamo aspettando cosa svilupperanno in futuro. Vedrai. Dido, fai la ricerca sul pubblico di riferimento. Potrai decidere a chi vendere okay. I giochi, una sorta. Sì, di perché ora che voglio vendere sul Nintendo, sul Game Boy, potrebbe incrementare un casino le vendite. Ok. Ora che voglio vendere un sacco sul Game Boy, preferisco anch'io puntare sui bambini. Sgt. Simulator, anch'io pensavo a quello. Io pensavo a fare quello adesso. Intanto vediamo se posso. Ah, già, è vero. Vabbè, devo fare un addestramento, poi posso anche. Vabbè, prima facciamo un gioco. Quanto ho venduto? 247.000 copie per 1.700.000 di introiti. Allora, facciamo un gioco. Prima, per i giovani. Animaletti virtuali. Simulazione.
e sul Game Boy. Ok, questo doveva essere una bomba incredibile. E sarà il Tama Gachi. È geniale il Tamagotchi. Ok, pronto. Ok, questo doveva essere geniale sta cosa. Ok. Gachi Hyper Gachi Quiz 5 Ed. Sono un genio, lo so. Lo so. Quindi ci facciamo questo gioco e poi andiamo ad assumere un po' di personale. Oh, posso fare il marketing finalmente. Okay. Però i design dei livelli non servono a sega in questo gioco, ho sbagliato. Cazzo, potrei prendere 8 invece che 10 in questo caso, eh. Gravissima sta cosa. Direi che va bene. Ok. Posto. Tranqua. Fai. Dialoghi devi metterli con scritto... Ah! Esatto. Avrei dovuto. Ok. Record. Abbiamo anche dei nuovi record in design. Cosa che non serve a niente in questo caso. Fai un po' l'addestramento in gestione del personale. Così andiamo anche ad assumere un po' di gente. Ragguardevole! 7! Va bene! Cioè, ragazzi, ma qua siamo miliardari. Ma cosa sei? Senza marketing! Annunciato il Vanguard! Ah, merda! Abbiamo già dei concorrenti. Che palle! Vendevo così bene anche perché sono l'unico a usare il Game Link per ora. Cioè, scusate, perché il gaming è l'unico per ora che c'è. Olè. Posso assumere il mio primo impiegato, ok. Tanto stiamo riempiendo di soldi. Budget 200.000. Un gioco demo. Vai. Io come sono fatto? Riccardo, ho 300 e 300, ok. Io sono uguale in tutto, ok. Fai una ricerca. Merda, in marketing non posso. Nuovo tema. Cucina! Andata. Cucina simulazione per il Game Boy. Easy. Ok, il personale che mi si è presentato è Kenneth, Caselli, cioè Zeb, 94 e 105. 200 e 199. Beh. Costa 22... Minchia, 22.000 al mese è tantissimo. 22.000 al mese è tantissimo. Mi conviene per prendere sto qua. Questo credo sia il migliore. Altrimenti... Prendiamo Jackson Griffin, perché costa 22.000 euro al mese. È davvero troppo. È tantissimo, ma oh... Velocità 2.48. È velocissimo. Lui Jackson, che abbiamo scelto. Ok, Jackson, ti devo fare l'addestramento di benvenuto, se no non farei una sega. Quando hai comprato il gioco? Oggi, ci ho fatto una partita 5 minuti, poi l'ho chiuso. Ok, abbiamo fatto anche la cucina. Aspettiamo che lui finisca. Ok, però lui dobbiamo farlo addestrare. Lui è specializzato sulla tecnologia. Quindi immagino codice gemme di game dev o codice incompleto, immagino. Vediamo sto codice incompleto com'è. Alessandro Borghese si è simulator. Trova un contratto. Intanto facciamo un contrattino, intanto che aspettiamo che lui finisca, così ci facciamo altri 15k easy. Io volevo arrivare a avere i miliardi, altro che... Tamagotchi ha venduto 78.000 copie. Assurdo. Non avevo letto Zulul Corp qui sulla parete. Hai finito te? Oh, hai finito? C'è mia roba da fare qui, minchia, con sua cazzeggia.
Cazzeggia, niente, cazzeggia, è andata. Facciamo un altro contratto intanto che aspettiamo sto coglione. 8 e 14. Ce la faremo? Non credo. Vabbè. Ok, ok, ha finito. Giovani. Cucina. Simulazione per il gaming. Easy, andata. Cooking. Shit. Fuck. 3. Ok. Vuoi farti 7 miliardi? È certo. Allora. Oh, te lavora anche te però. Perché non lavora? Ah, eccolo, ok. Fuck, 3. Lulvu. Sta mangiando dei cracker nel frattempo, mi sembra ovvio. Design dei livelli non è che serva tanto in un gioco di cucina. Ma metti dialoghi. Ma chi se ne frega dei dialoghi in un gioco di cucina? Nessuno deve parlare di disturbare il giocatore. Ok, a posto. Direi che ci siamo. I prodotti ideali sono tutti nel corso della sua vita. Govodor è andato in bancarotta, oddio. Govodor è andata. Govodor is dead. Govodor is gone. Buono. Meno robe a cui pensare. Togliete i bug, grazie. Ok. Nuovo record di tecnologia. Cooking shit fuck 3. Dovrebbe andare bene. Ora tu fai una ricerca su un nuovo gioco e fallo sui viaggi nel tempo. Tu fai una ricerca sulla colonizzazione. Le prime recensioni. Deve essere un capolavoro con un nome così. Grazie. Ci ho giocato per come 5. Com'è possibile che siano così diverse? Com'è possibile? Ne facciamo ancora uno, facciamo ancora un gioco, poi giochiamo ad altro, semmai. Facciamo un livello di Topolino. Semmai, dato che l'avevo anche messo nel titolo. Se io faccio supereroi e azione, secondo me, o GDR, fighissimo. Per i giovani, sempre sul Game Boy. Secondo me è fighissimo. Addicted. Ricerche giochi casual, sono un nuovo genere. Poi lo faccio. Sì, Topolino, sì. Secondo me GDR supereroi è una genialata assurda. E lo chiameremo Wanna be the Super Moshi. Che è un misto fra Superman e Boshi. Ok? Ci sta, secondo me. Mettilo per adulti, ma sono i bambini che sono fissati con i supereroi. Ci sta, dai. E in teoria dovrei. Motore di gioco lo aumento un pochetto. No, facciamo che qua abbasso. Aumento la storia e le mie missioni. Se non gioco di ruolo. Dovrei anche poter fare il marketing. Perché non posso fare il marketing? Avevo fatto. Cazzo, non ho il marketing. Vabbè, un attimo. Qualche dialogo, sì. Togliamo l'intelligenza artificiale. È un gioco di ruolo, ragazzi. I dialoghi servono. Here comes the copy strike. Wanna be Thanos. Cazzo, ho perso un'occasione. Design del mondo di gioco serve. Il sonoro non serve. La grafica serve, ma fino a un certo punto. Ok. Il Nintendo 64 è morto. Non ho finito, ci sono i bug. Gachi Heroes. Perché non mi sono venuti questi titoli, cazzo? Oh, 20 anche di record e via. Intanto fai una bella ricerca sul marketing che mi serve. Dammi un po' i voti qua. Ragazzi, piango. Oh!
I Wanna Be the Super Moshi, ragazzi, è la hit. È la hit del momento, ragazzi. È la grande hit. È la grande hit. Un mastro pezzo. Veramente un mastro pezzo. Non posso neanche addestrarlo. Non posso fare niente, aiuto. Quante unità nella prima settimana? 30.000. Vende meno di quello là, però buono. Game of the Crypta. Questa offerta è molto speciale. I nostri agenti sono riusciti a prendere in prestito un po' di informazioni di ricerca. Dovete trasferire 52k sul conto di Uplink. Uplink. No, non mi serve. Non mi serve. Virus Moncavu. Ok, direi che ci siamo. Direi che siamo pronti. L'ultimo gioco di Zulul Corporation è molto, molto, molto positivo. Informer Gamer gli ha dato un 10. Oh sì, ed è per questo che faremo un sequel. Un sequel. Wanna be the Thanos. Faremo un sequel subito. Che non venderà uguale, secondo me, ma con il giusto marketing può. Con il giusto marketing può. Supereroi. GDR. Con il giusto marketing, secondo me, può. Per tutti. Non solo per i giovani, ma per tutti questa volta. Attenzione, per tutti, sì. Quindi un leggermente più maturo. Attenzione che questo migliora anche un po' come motore di gioco. Attenzione, eh. Cooking Shit Fuck 3 ha venduto 43.000 copie comunque. Perché lui non sta facendo niente? Aumentiamo un po' i dialoghi. Un minimo di intelligenza artificiale, ma poca. Ok. Vedrete che questo sbancherà davvero. Finora siamo a 100.000 copie vendute, ma non mi bastano. Voglio più soldi, troia. Tu non mi conosci. Miglioriamo un goccino la grafica. Ok, è tutto migliorato. È più bello di quello di prima in tutto. Grande tryhard auto. Oddio, perché l'ho detto ad alta voce? È meglio di quello di prima in tutto. I Wanna Be the Super Moshi ha venduto comunque 107.000 copie. Comunque, Veniamo ai Wanna Be Thanos. Cosa cazzo si inventerà? Hyperbra. Non l'ho mica capita io sta cosa. Nice sequel. Non l'ho mica capita io sta cosa però. Ultimo gioco di Zulul ha fatto schifo. Perché l'ho fatto prima un altro gioco così. Ma chi se ne frega, ma anche Activision fa così. I Wanna Be Thanos è stato semplicemente sviluppato troppo presto. Porca, ok. Beccatevi sta ceppa allora. Avvocati Assassini 2. 8 anni dopo. Ok, facciamo. Pogo War 3. Via. Maturo. Fog of War 3 Deluxe Redux DVD. Ok. Questo mi farà tornare in cima. Mica, ma non sta vendendo niente. Dove cazzo è? Azione. Ah merda, però non posso metterlo qua. Azione, simulazione. Non va bene per i maturi questo. Va bene, allora niente. Pogo for non violent per i bambini. Ok. Ci sta. Animaletti virtuali. Cat of War. Ok,
Un capolavoro. Un capolavoro, ragazzi. Non credo alle mie parole. Non credo ai miei occhi. Ho creato il massimo. Ho creato il massimo a cui si può puntare. Il massimo. Questo è il massimo a cui uno sviluppatore può ambire. Sì, ma l'omino non fa una sega, scusate. Ragazzi, non fa niente. Pronto? Perché ci sono così pochi punti? Ma lascia fare, ma stai zitto. Dov'è il marketing? Marketing, ma vai, fai un po' di marketing. C'è 4 di hype, fai ancora un po' di marketing. Ok, ancora qualche rivista, vai. Ok, c'è 7 di hype, ok. 7 di hype. Il gioco fa completamente schifo a livello tecnico, ma può essere apprezzato. Perché si è meritato un aumento? Ma assolutamente no. No, non fa nulla, non sta facendo nulla. Perché un aumento? Ma perché? Almeno 6. Ma perché? Ma perché? Non l'ho mica capita io sta cosa. Sciopero, ma letteralmente sciopero. Non sta facendo nulla. Letteralmente sciopero. Sì, sta vendendo un minimo Cat of War, ma neanche così tanto. Fai un po' una ricerca su qualche nuovo gioco. Quale abbiamo fatto? Commedia. Ma cos'è? Comedy Night? Cosa faccio? Troppo hype, sì, appunto. Wannabe Vetanus comunque ha venduto 23.000. Ha fatto schifo. Punteggi, cos'è? Ok. E quindi niente, salva.